Il DigiPass è uno spazio pubblico, uno spazio aperto e gratuito che può essere utilizzato da qualunque cittadino, quindi per cittadino si intende di qualunque profilo, quindi uno studente, un anziano, anche un operatore economico, un'impresa, che abbia necessità di approcciare ai servizi digitali, ma non soltanto per avere un'assistenza pura e semplice, ma per essere facilitato. Infatti c'è un facilitatore che accompagna l'utente che entra negli spazi del DigiPass all'utilizzo dei servizi digitali. Quindi sono spazi che ci sono postazioni in cui il cittadino viene aiutato ad accedere a servizi, quindi semplicemente una prenotazione CUP, oppure scaricare un referto medico, attivare una mail, attivare una PEC, attivare lo SPID, con un facilitatore che in qualche modo cerca, con le sue competenze e la sua formazione, di renderlo anche autonomo per questi passaggi per futuri utilizzi. Il nostro progetto DigiPass è molto particolare perché è diffuso, cioè abbiamo postazioni che sono dislocate in tre punti strategici del centro. Il DigiPass in modo particolare è qui in URP, in cui c'è appunto questo primo accesso, e in BCT, in cui abbiamo una sala polifunzionale per conferenze e un accesso digitale, con postazioni di anche co-working. Già la BCT è stata utilizzata come DigiPass, quindi sono stati fatti anche corsi formativi per il digitale, ma anche non per forza su temi digitali. Comunque sono spazi a disposizione con la WiFi gratuita e chiaramente con postazioni, quindi PC, stampanti e tutto quello che può servire. Il terzo punto è invece dislocato in Palazzo Carrara. È ancora in fase di allestimento ed è la parte più bella, diciamo più a lungo termine del DigiPass, perché è la cosiddetta parte hub, quindi uno spazio di co-working e funzionale a diverse categorie di soggetti. In particolare noi abbiamo dedicato al welfare, all'istruzione e alla formazione continua. Il RUP è l'architetto Roberto Meloni che dal 2018, insomma, segue tutto il progetto, è stato anche l'ideatore di questa forma itinerante, quindi di questa forma diffusa di questo progetto DigiPass più Hub, scusate.